Benvenuto alla presentazione su somma e sottrazione di frazioni. Cominciamo. Cominciamo con quello che spero non ti dovrebbe confondere troppo, dovrebbe essere, spero, una domanda relativamente semplice. Se ti chiedessi quanto fa un quarto più un quarto. Allora, pensiamo a cosa significa. Diciamo che abbiamo una torta divisa in quattro pezzi. In quarti. Quindi è come dire che questo primo quarto qui, fammelo fare in un altro colore, questo quarto qui, diciamo che è questo quarto della torta, ok? E ci aggiungiamo un altro quarto di torta. Pensavo di aver cambiato colore. Lo faccio in rosa. Ecco. Questo quarto qui, il quarto rosa, è questo quarto della torta. Quindi, se dovessi mangiare entrambi i quarti, o un quarto e poi ne mangio un altro quarto. Quante ne ho mangiate? Beh, lo puoi vedere semplicemente dal disegno. Ho mangiato due dei quattro pezzi della torta. Quindi se mangio un quarto di torta più un altro quarto di torta, ho mangiato due quarti della torta. E lo sappiamo dal modulo delle frazioni equivalenti che è come dire che ho mangiato metà della torta. Un mezzo, che ha un senso, no? Se mangio due dei quattro pezzi di una torta è come dire che ne ho mangiata metà. E se lo guardiamo matematicamente, che cosa è successo qui? Beh, i denominatori, cioè i numeri di sotto della frazione, rimangono gli stessi, perché questo è semplicemente il numero totale di pezzi che ho. E quello che ho fatto è sommare i numeratori, eh? Quindi se avevo quattro pezzi di torta, ne ho mangiato un altro dei quattro pezzi di torta, e quindi ho mangiato due dei quattro pezzi di torta, che è la metà. Fammi fare un altro paio di esempi. Quanto fa 2 quinti più 1 quinto? Beh, qui facciamo la stessa cosa. Per prima cosa controlliamo che i denominatori siano uguali. Impareremo tra un secondo cosa fare quando invece i denominatori sono diversi, ma se i denominatori sono uguali, il denominatore della risposta rimane lo stesso. Ci basta sommare i numeratori. 2 quinti più 1 quinto è semplicemente come dire 2 più 1 su 5, che è uguale a 3 su 5, 3 quinti. E la sottrazione funziona allo stesso modo. Se avessi 3 su 7, 3 settimi, meno 2 su 7, 2 settimi, otterresti semplicemente un settimo, 1 su 7, sottraggo semplicemente il 2 dal 3 e mantengo lo stesso denominatore, che ha un senso perché se avessi 3 dei 7 pezzi di una torta e dovessi dare via 2 dei 7 pezzi di torta, rimarrei con 1 dei 7 pezzi di torta. Quindi adesso affrontiamo, ok, penso che sia piuttosto chiaro quando abbiamo lo stesso denominatore, no? Ricorda, il denominatore è il numero che sta di sotto nella frazione, il numeratore è il numero di sopra. Ma che succede quando abbiamo denominatori diversi? Beh, spero che non sarà troppo difficile. Allora, diciamo che ho un quarto più un mezzo. Allora, torniamo all'esempio originale della torta. Fammi disegnare la torta. La divido in quarti. Allora, questo primo quarto qui, coloriamolo, questo è un quarto della torta. E adesso mangio un'altra metà della torta. Quindi mangio metà della torta. Quindi questa metà. Mi mangio tutta questa metà di torta. Quindi a quanto è uguale? Beh, ci sono un paio di modi in cui ci potremmo pensare. In primo luogo potremmo semplicemente riscrivere la metà di torta. Metà di una torta è come dire due quarti, giusto? Due quarti. C'è un quarto qui e c'è un altro quarto qui. Quindi una metà è come dire 2 su 4. E lo sappiamo dal modulo delle frazioni equivalenti, no? Lo sappiamo che un quarto più un mezzo, quindi è come dire un quarto più due quarti. Giusto? Quello che ho fatto è semplicemente cambiare un mezzo in due quarti. E essenzialmente ho moltiplicato il numeratore e il denominatore di questa frazione per 2. E puoi farlo con qualsiasi frazione. Fin tanto che moltiplichi numeratore e denominatore per lo stesso numero, puoi moltiplicare per qualsiasi cosa. E che ha senso perché un mezzo per 1 è pari a un mezzo, no? E lo sai. Però un altro modo di scrivere 1 è come dire un mezzo per 2
2 su 2, perché 2 su 2 è come dire 1, no? E questo è uguale a 2 quarti. Il motivo per cui ho scelto 2 è che qui volevo ottenere lo stesso denominatore. Spero di non averti confuso completamente. Beh, finiamo questo problema. Allora, quindi abbiamo 1 quarto più 2 quarti. Sappiamo che dobbiamo solo aggiungere i numeratori, quindi 3, e i denominatori restano uguali, 4. E se guardiamo l'immagine è piuttosto vero, no? Abbiamo mangiato 3 quarti di questa torta. Facciamone un altro. Facciamo. Facciamo un mezzo più un terzo. Allora, di nuovo, vogliamo far diventare uguali entrambi i denominatori, però non ne puoi moltiplicare uno solo per ottenere lo stesso numeratore, perché non c'è niente per cui io possa moltiplicare 2 per farlo diventare 3 o quantomeno intero, e non c'è niente per cui io possa moltiplicare il 3 per farlo diventare 2. Quindi devo moltiplicare entrambi per farli diventare uguali. E si scopre che quello che vogliamo per ottenere quello che chiameremo il denominatore comune risulta essere il minimo comune multiplo di 2 e 3. Beh, quant'è il minimo comune multiplo di 2 e 3? È il più piccolo numero che sia multiplo sia di 2 che di 3. Ok? Il più piccolo numero multiplo di 2 e 3 è 6, e quindi convertiamo queste due frazioni in qualcosa su 6. Quindi un mezzo è uguale a quanto su 6? Dovresti saperlo sul modulo delle frazioni equivalenti. E quindi se mangio la metà di una pizza con 6 pezzi, ne mangio 3 pezzi, giusto? Ha un senso, 1 è la metà di 2 e 3 è la metà di 6. Nello stesso modo, se mangio un terzo di una pizza con 6 pezzi, è la stessa cosa di 2 su 6. Quindi la metà più un terzo è come dire 3 sesti più 2 sesti. E nota che non è che ho fatto niente di strano, quello che ho fatto è riscrivere le frazioni però con denominatori diversi. Sostanzialmente ho cambiato il numero dei pezzi nella pizza, se questo ti può dare una mano. Adesso che siamo a questo punto, il problema diventa molto facile perché dobbiamo soltanto sommare i numeratori. Quindi 3 più 2 fa 5 e manteniamo i denominatori uguali, 6, quindi 3 su 6 più 2 su 6 fa 5 su 6. E la sottrazione è la stessa cosa. Un mezzo meno un terzo. È come dire 3, questo è un 3. 3 su 6 meno 2 su 6, e che equivale a 1 su 6. Facciamo un altro po' di problemi e spero che inizierai a capire. E magari ricordati sempre che te la puoi riguardare la presentazione, o magari metti in pausa, cerca di fare i problemi da solo, perché alle volte mi sa che io parlo un po' troppo veloce. Allora adesso te ne faccio uno un po' strano. Quanto fa un decimo meno 1? E tu dici, beh, il secondo neanche sembra una frazione, però in realtà lo puoi scrivere come una frazione, no? Un decimo meno 1 è come dire, come faccio a scrivere 1 in modo che il denominatore sia 10? Vabbè, è giusto, è la stessa cosa di 10 su 10, no? 10 su 10 è 1. Quindi, un decimo meno 10 decimi è come dire 1 meno 10, e ricordati, dobbiamo solo sottrarre i numeratori, eh? Il denominatore rimane lo stesso, 10, e quindi questo è uguale a meno 9 su 10. Un decimo meno 1 è uguale a meno 9 decimi. Facciamone un altro. Mi sa che ho tempo soltanto per uno. Facciamo meno un nono meno 1 su 4. Allora, il minimo comune multiplo di 9 è 4. Quant'è? È 36, quindi questo è pari a 36. Quindi quanto fa meno un nono se cambiamo il denominatore da 9 a 36? Beh, per andare da 9 a 36 moltiplichiamo per 4, no? E quindi dobbiamo moltiplicare anche il numeratore per 4. Quindi abbiamo 1 negativo che diventa 4 negativo, meno 4. E adesso meno che cosa su 36? Allora, per andare da 4 a 36 dobbiamo moltiplicare questa frazione per 9, e quindi, se abbiamo moltiplicato il denominatore per 9, dobbiamo moltiplicare anche il numeratore, e quindi 9 per 1, 9. E quindi questo è uguale a meno 4 meno 9 su 36, che è come dire 13 su 30, meno 13 su 36. Mi sa che non ho tempo per nessun altro esempio, probabilmente magari faccio un altro paio di moduli, però penso che adesso tu sia pronto a fare il modulo sulle addizioni e sulle sottrazioni. Buon divertimento!